The Champions. Allegri rischia secondo me stasera, sì. Secondo me stasera Allegri rischia. No, paura ne ho. Ho tanto rispetto per questo Benfica, perché sembrano una squadra decisamente importante, ma manca un po' di paura, manca un po' di paura. Mezzo vuoto no, però ci saranno 5-10.000 posti vuoti ancora. Gli altri ragazzi sono già molto molto teso, molto dentro la partita. Ancora Paredes, ancora in verticale, Milik e Paredes, cambiano loro, Miretti, c'è Kostic che può andare, Miretti, palla illuminante, movimento senza palla, Kostic, la cross sul secondo palo, non ci arriva! Nessun giocatore della Juve, buona chiusura del Benfica. È l'unica partita in Champions che non ho visto giocare a Miretti dal vivo questa. Il colpo di testa di Milik! Arcadius! Siamo Milik dipendenti! Siamo Milik dipendenti! Riprende in quella porta il gol che gli è stato levato qualche giorno fa con lo stesso colpo di testa in girata. Arkadiusz Milik per l'1-0! Grande Arek! Grande! Ancora girata, specialità della casa! Arcadius sul secondo palo! Juventus che sembra non aver fatto gol, sta continuando ad attaccare, palla per Kostic in area, Kostic il cross basso! Bravi ragazzi! Bravissimi! Ancora Paredes, gran palla illuminante per la corsa di Kostic! Ci arriva? Ci arriva, ci arriva, la stoppa, la tiene in campo, Kostic la mette, Kostic! Dal limite dell'area, ancora Paredes, Paredes, Paredes! Bremer in anticipo, Cuadrado, il cross per Kostic! La palla fuori! Che azione della Juve! Che rabbia, questo voglio vedere dalla Juventus! Questa roba! In verticale, ragazzi, stiamo andando tantissimo in verticale in sta partita. La grande differenza è questa. Stiamo andando tantissimo in verticale, ma proprio tanto. Bremer. Palla dentro per McKennie che si gira, palla di merda di McKennie. Bravissimo Paredes invece a vedere questa linea di passaggio per Kostic, dentro per Miretti. Era un cross, nessuno che è andato ad attaccare questa palla. Gol del Maccabi Haifa col PSG. Occhio ragazzi. Dai, Bonucci. La data precisamente a João Mario. No! No! Miretti. Ehi! Delinquente! Di un delinquente! Ma cos'è? A palla lontana ormai. Era in vantaggio Miretti. Ma rischi di fargli male, eh? No! Perin! Bonucci, Danilo, occhio! Bravissimo Danilo, fuori gioco di Cuadrado. Dio santo Cuadrado, ma perché giochi con quegli altri? Perché si è messo a giocare con gli altri Cuadrado? Perché gioca con gli altri? Bravo Miretti, no, poi ha sbagliato clamorosamente il passaggio. Ha sbagliato la cosa più facile Miretti. Ragazzi, nella partita, rimanere nella partita, non farsi trascinare dalla partita, rimanere nella partita, rimanere dentro la partita. Bravissimo Miretti. No, rigore, questo è rigore. Miretti ha fatto fallo da rigore ragazzi. C'è rigore, fallo di Miretti, non il primo ma il secondo qua. Rigorissimo. È arrivato molto forte l'attaccante. Miretti non lo vede neanche arrivare. Ingenuità, ma ci sta. Tra l'altro peccato perché questo stava uscendo dall'area. Però Miretti non se ne accorge proprio. Dai Perin. No, João Mario. Questa stagione João Mario contro Perin. 43esimo. Tutto pronto. Parte João Mario, si ferma, riparte, rete. Calcio di rigore impeccabile. 1-1, pareggiato in Benfica. L'ha tirata benissimo. L'ha tirato benissimo. Ma scusa, ma tu non puoi andare a risultare sotto la curva però, eh. Tu non puoi andare a risultare sotto la curva, eh. Non c'è il giallo per sta roba qua. Beh, mi è sembrato abbastanza a caso questo cross Cuadrado, te lo dico. Anche questa palla di Bonucci, dai, ma perché? Ma che...
come può la squadra che ha giocato i primi minuti essere anche questa squadra? Come facciamo a essere la stessa squadra che fa ste robe? Un'altra cosa che da sottolineare è che non facciamo gol su azione mai, praticamente mai. Anche oggi gol su calcio da fermo. Anche per me è rischioso tenere Miretti in campo. Per quanto mi dispiaccia, l'avrei cambiato. Sapete bene quanto bene voglio Miretti, ma per il bene della Juve, perché insomma rischia. Oh, pericoloso. Dai, Cuadrado, ma bisogna svegliarsi, Cuadrado. Ma bisogna svegliarsi, Cuadrado, cazzo. Weston, appoggiala. Ma dai, Weston, su! Ma cos'è? Ma i giocatori con quei capellini della Juve non possono più giocare a sto punto. Cosa vi devo dire? Sarà quello. O però. Sempre David Neres contro di noi. E noi sempre che iniziamo in un modo e poi finisce nell'altro. Da un vantaggio a sotto. Siamo dei pollacci, ragazzi. Dobbiamo stare dentro a un pollaio. Siamo dei cazzo di polli. Ma che gol che abbiamo preso? Brava alle comiche. Le comiche sembravano. Bravo, un gol che prende all'oratorio. Questa è proprio, ragazzi, la dimostrazione finale lampante che puoi giocare con la difesa 3, difesa 4, 4 in attacco, 3 in difesa, 5 centrocampo, 1 tra le linee. Che se te ti spegni non vincerai mai una partita. Non la vincerai mai. Non me ne frega un cazzo di come ti metti in campo. Cioè, non è lo schieramento, non sono i numeri. Cuadrado, devi giocare con la Juventus! Devo rompere qualcosa. Boh, mamma mia! C'è una deviazione. Che occasione qua. Ma che cazzo è sta roba, ragazzi? Dai, ma seriamente, ma cos'è sta roba? Ma che cos'è sta roba? 61esimo, stai perdendo in Champions in casa tua col Benfica, rischi di uscire al girone, 0 punti dopo due partite. Che cos'è sta roba qui? Che cos'è? Non puoi giocare un quarto d'ora ogni partita e basta. Tutte le partite. Sta arrivando Enzo Fernandez. Rafa Silva, prova il tiro. Perì. È il tiro al bersaglio del Benfica. Sono al parco giochi, sono al Luna Park. Ha messo i gettoni, giocano al tiro al bersaglio. Giocano al tiro al bersaglio. Serve una giocata di Di Maria, di Vlahovic, di Milik. Serve una giocata. Spunta lui, destro, ribattuto in extremis. Ragazzi, cioè, sono più vicini loro al 3-1 che noi al 2-2. Cioè, Bonucci sta tenendo a galla la Juventus. Perin e Bonucci. Gli unici due che stanno tenendo a galla la Juventus. Ho capito che, cioè, Bonucci, ragazzi, ha salvato due palle. Due gol. Se no sei 4-1. Noi non abbiamo altra strada che un calcio da fermo o una giocata. Cioè, non ce ne abbiamo un'altra strada. O un calcio da fermo o una giocata. Bisogna puntare su una di queste due cose. Scegliete voi cosa. Entra Ken. Davvero, mister, entra Ken? Ah, Milik. Esce Milik. Guardate, voglio sperare che Moise Kean faccia due gol e che ci salvi la serata, ci faccia vincere 3-2. Ma sulla carta questo cambio non ha il minimo senso logico. Spero che Kean mi faccia ricredere che faccia due gol. Ma questo è un cambio vergognoso, secondo me, sulla carta. Poi spero che abbia ragione Allegri, perché io non sono allenatore, anzi. E non stiamo più tenendo una palla bassa! Stiamo continuando solo ad alzarla, sembra Pimpinella! Stiamo giocando a Pimpinella, non a pallone! A Pimpinella! Alla vita della
noi giochiamo solo sugli esterni. De Sciglio, che cross di merda, porca di una puttana, incredibile cross di merda, che incredibile cross del cazzo, porca troia, diamo anche il contropiede con un incredibile cross di merda. Ecco, guarda, Jomar in area, meno male, Paredes. Oh figa McKennie, ma vai dove dico io adesso, vai a fare un giro là. C'è più nessuno a cui aggrapparsi, ragazzi, in questo momento c'è più nessun giocatore a cui mi viene da dire mi aggrappo, perché quelli che avevano giocato bene nel primo tempo per me erano stati Danilo e Milik, uno l'hanno tolto, l'altro è scoppiato. Ragazzi, stiamo facendo sembrare un fenomeno Joao Mario. Sembra un fenomeno. Oh! Bella l'idea! Vlahovic! Attenzione! No, fuori gioco! Ma era rimorchio! Di Maria. Guarda in mezzo. Sì! No! Ma cosa cazzo ho sbagliato, Bremer? Dovendo la Codimos potrebbe dirlo così. Farebbe capire a tutti di aver... No! Non c'era deviazione, no? Neanche rimorchio. Neanche sulle seconde palle. Cosa siamo? Cioè, non arriviamo neanche lì. Non arriviamo neanche sulla cattiveria. Cioè, che cosa ci rimane? Il gioco non ce l'abbiamo, la mentalità non ce l'abbiamo, la cattiveria non ce l'abbiamo. Cioè, non so cosa aggrapparmi, sinceramente. Spazzolia, controllo il cronometro, l'arbitro è finita. Il Benfica non morti. Si ferma più. Dodicesimo. Morti. Dei morti siamo, cazzo. Dei morti siamo. Porca di una puttana, siamo dei morti del cazzo. E adesso parliamo di Allegri su YouTube, ragazzi. Ci vediamo dopo.